Questa sarà una serata dedicata specialmente alla guarigione. 18 anni l'ho sentito. Proviamo tutti? Bene. Però io vorrei ricollegarmi a qualcosa che ho condiviso questa mattina al Campobasso. È stata una mattinata veramente preziosa. Alla fine, mentre andavo via, è venuto un fratello e mi ha detto: io sono venuto qui completamente bloccato dall'artrosi, vado a casa guarito. Qual è la differenza tra vivere nella grazia e non vivere nella grazia? E voglio partire da qui. Nella Chiesa, una delle cose su cui noi ministri picchiamo di più è portare frutto, vero o no? È quasi un'ossessione, fratello, devi portare frutto. Come se tu andassi da un albero, da un albicocco e tu dicessi: mi raccomando, quest'anno fai del tuo meglio. Sforzati di portare frutto. E voglio condividere qualcosa su questo. Dicevo stamattina, chi ha seguito la diretta stamattina, questa piccola parte l'ha già sentita, ma siccome siamo a Roma, i romani dicevano repetita iuvant, non ve lo traduco perché siete di Roma, le cose ripetute giovano, ok? E poi ci dedicheremo a vedere qualcosa di meraviglioso, ascoltate, di meraviglioso sulla guarigione, ok? Vi ricordate quando Gesù, nel capitolo 11 del Vangelo di Marco, esce da Betania e la Bibbia dice che aveva fame e vede un fico, vi ricordate? Dice che si avvicinò al fico perché aveva fame, ma non vi trovò che foglie. E poi la Bibbia dice non era la stagione dei fichi. E poco dopo Gesù, rivolgendosi a quel fico, che non aveva frutto, ma non è che non aveva frutto perché aveva mancato in qualcosa, perché non era la stagione dei fichi, disse così al fico: nessuno mangi mai più frutto da te. La Bibbia dice: i suoi discepoli l'udirono. Quando preghi, rilascia parole, fallo sempre a voce alta. Ok? E poi andò via. La Bibbia dice che la mattina dopo andò a purificare il tempio, vi ricordate? E non è un caso che sia andato a purificare il tempio. Quindi c'è la maledizione del fico, il fico che si secca. Poi Gesù va a cacciare, vi ricordate, i cambiavalute, i venditori di colombe, e non è quello che noi crediamo. Noi crediamo che l'abbia fatto perché il tempio era un mercato. No, c'è un motivo molto più profondo, perché quei cambiavalute stavano lì, perché dovevano star lì, perché quegli animali erano gli animali che andavano sacrificati al tempio, quindi era normale che fossero lì. E siccome venivano al tempio persone ebrei da altre nazioni, c'era bisogno di cambiare le loro monete nei sicli. Quindi era perfettamente normale quello che accadeva. Eppure Gesù li caccia e dice: voi avete fatto della casa di mio padre una spelonca di ladri, ripetete come ladri. Vedrete che non ha nulla a che fare con quello che noi crediamo. Poi la Bibbia dice che dopo aver fatto questo, la mattina dopo, tornando indietro, passarono di nuovo accanto al fico. I discepoli dissero: vedi maestro, il fico che tu hai maledetto si è seccato. E io per tanti anni mi sono chiesto: ma perché Gesù ha maledetto un fico la cui unica colpa era di non aver fatto il frutto fuori dalla stagione dei fichi? Quindi sicuramente non era settembre, quando l'uva è matura e non siete toscani e il fico pende. Non era settembre, no, era probabilmente il periodo della Pasqua. Perché Gesù l'ha fatto? Perché le foglie sono il primo atto di autogiustificazione dell'uomo. L'uomo, dopo aver peccato, ha coperto la sua nudità in Eden, Genesi capitolo 3, verso 7, con le foglie di fico. E ascoltatemi, la cosa che il Signore detesta di più in assoluto è l'autogiustificazione. Vuol dire: io non ho bisogno del tuo sangue, posso mettere a posto la mia vita da solo, ed è quello che la Chiesa fa di più. Cioè, tutte le opere che fanno sì che la tua coscienza si senta a posto. Quando tu la combini grossa, diventi subito buono. Davvero no?
Quando le persone cambiano e diventano troppo buone, vi dovete preoccupare. Perché stanno cercando di rimediare, vero o no? Questo ha cercato di fare l'uomo, cercare di rimediare. Non poteva rimediare assolutamente niente, si è coperto delle foglie di fico. Vi ricordate? Quindi, cosa è l'autogiustificazione? Beh, è il sistema delle opere, è il sistema della legge. Fare, fare, cerco di essere ubbidiente, ma non sono ubbidiente perché amo il Signore, ma perché se sono ubbidiente, Lui mi perdona. Se io sono ubbidiente, riceverò qualcosa da Lui, cioè è una compravendita. Io faccio qualcosa e Dio fa qualcosa. Mi state seguendo? Questo è il sistema della autogiustificazione. E nel sistema della legge, lo faccio vedere nella Bibbia. Ah, ok, un attimo. Il Tempio mi sono dimenticato. Perché poi Gesù va al Tempio e caccia fuori i venditori di colombe? Perché quegli animali erano i sacrifici della legge. Così come Gesù ha seccato il fico, cioè l'albero che rappresenta l'autogiustificazione, e l'ha seccato con queste parole, ascoltate. Non ha detto io ti maledico. Ha detto, nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. Vuol dire questo, che nel popolo di Dio nessuno debba più mangiare il frutto delle proprie opere, ma il frutto del mio sacrificio. Amen. E noi cosa facciamo? Reintroduciamo le opere. Perché la grazia di Gesù Cristo da sola non basta. Ma la Bibbia dice molto chiaramente che la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità, non la legge e la verità. Ascoltate, non sto dicendo che la legge non è buona. La legge è buona, dice Paolo, per l'uso che se ne deve fare. Qual è l'uso della legge? Portarti a realizzare che non puoi essere perfettamente ubbidiente a Dio e che l'unica via è Gesù Cristo. Questo è il fine della legge. La Bibbia dice la legge dà la conoscenza del peccato, non la liberazione dal peccato. La liberazione dal peccato la dà il sangue del Salvatore. Solo il sangue del Salvatore. Senza spargimento di sangue non c'è perdono. Quindi la legge è buona, sì, dice Paolo, se uno ne fa un uso legittimo. E infatti poi dirà a Timoteo, ma la legge non è per il giusto. E se tu hai ricevuto Cristo, tu sei giusto in Cristo. Quindi non lo dico io, Lo dice Paolo a Timoteo, la legge non è per il giusto ma per l'ingiusto, cioè l'uomo che là fuori non conosce Cristo. Per gli omicidi, per i bugiardi, per gli idolatri, quelli che uccidono padre, madre, per gli spergiuri, per i fornicatori. Perché? Perché la legge è uno specchio. Tu leggi la legge e la legge ti chiede, sei perfettamente ubbidiente? No. Amico mio, mentre te ne stai seduto lì su quel bel divanetto e non stai facendo nulla, tu stai trasgredendo la legge. Dove? Sai? Pensa, mentre non facciamo niente, noi stiamo trasgredendo la legge, ora ti dico perché. La mia domanda è, come fanno le persone a dire dobbiamo tenere la legge? Sai perché la stai trasgredendo? Perché quella maglietta che hai probabilmente è un misto di due tessuti. C'è un po' di cotone e un po' di acrilico. E la legge dice non tesserai la tua tunica di due tessuti diversi. Pensa, sei lì e stai già trasgredendo la legge. E tu mi vuoi dire che metti in pratica tutti gli altri 612? Dov'è il fratello col pizzetto? C'è nessuno col pizzetto? Lo sai che la Bibbia dice non ti taglierai la barba a tondo, allora me lo devo togliere? No, devi capire che la legge non ti porta da nessuna parte, che Gesù ha dato suo figlio per questo, che Dio Padre ha dato suo figlio per questo. Amen. E poi la spianata romana? Della spianata romana ne vogliamo parlare? Quella è maiale. Ma fate la spianata romana, maiale. Che tipo quel salame schiacciato. Non fate finta di non saperlo, l'avete mangiato, avete ancora i pezzetti. Quella non si può mangiare. Capite che è assurdo. Vedete l'ipocrisia. No, ma
a me basta un po'. No, 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 no. La legge richiede perfetta obbedienza. La trasgredisci in un punto, l'hai trasgredita tutta. Perché Gesù, dopo aver seccato il fico, va a cacciare i venditori di colombe dal tempio? Perché sta dicendo questo: il tempo della legge, il tempo dei sacrifici della legge è finito. E perché dice: ne avete fatto una spelonca di ladri? Non perché vendevano le colombe prendendo dei soldi, è normale che se vendi prendi dei soldi, ma perché le opere rubano a Dio la gloria. Ogni volta che tu vuoi giustificarti per le tue opere, tu stai rubando a Cristo la gloria che merita, perché una parte del lavoro vuoi farla tu. No, lui ha fatto tutto il lavoro, quindi merita tutta la gloria. Amen. Quello stavo dicendo, il tempo della legge è finito, la grazia è venuta. Adesso la mia casa non sarà più un luogo di sacrifici. Sarò un... te la dico forte, sei pronta? Glielo diciamo un pezzettino della conferenza sulla preghiera. By the way, la facciamo per il nord, quindi venite al nord. Avete mai notato che nella legge ci sono dei comandamenti assurdi, tipo quello non tesserai, no, la tua maglietta, con... ma non c'è il comandamento di pregare. Tu vai contro il... nei 10 comandamenti c'è scritto tu pregherai? No. E negli altri 613 ordini della legge? No, non c'è. Perché non c'è? Perché la preghiera è grazia. È un'esperienza pura di grazia. Ed ecco perché il comandamento non è un comando pregare. È una gioia, è una possibilità, è un'opportunità, è un onore, è una chance gloriosa, ma non è un comando. E se non lo era sotto la legge, perché dovrebbe esserlo ora? Fratello, tu devi pregare. No, 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 no. No, se tu ami il Signore, tu pregherai. Amen? Mi state seguendo? E così, nessuno... Ora voglio farvi vedere una cosa. Era la stagione dei fichi? No. Perché Gesù cercava frutto, perché da lì siamo partiti, cercava un fico nella stagione che non è la stagione dei fichi. Guardate perché, siete pronti? Vai avanti, qui torniamo dopo. Salmo 1:2. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge. Ripetete con me: nella legge. Bene, qual è il soggetto di questo salmo? La legge. E su quella legge medita giorno e notte. Guardate cosa dice. Vai avanti. Egli sarà come un albero piantato vicino, ripetete come vicino, ai ruscelli. Non dice nei ruscelli, dice vicino. È come dire, non camminare nello spirito, cammina vicino allo spirito. No? La Bibbia dice nel Nuovo Patto, cammina nello spirito, immerso nello spirito. No, la legge ti fa stare vicino, ok? Il quale, leggete con me, dà il frutto nella... Ok, una volta l'anno. Gesù voleva dire, allora, nella legge, ascoltate, l'uomo porta frutto una volta, ripetetelo con me. Ora vi faccio un esempio e lo capite subito. Inizio una chiesa, questa chiesa raggiunge un momento in cui c'è risveglio, ci sono miracoli, c'è crescita, forse mentre ti parlo stai pensando a qualche esperienza, poi piano piano comincia a diminuire e dopo un po' rimane un decimo della gloria che ha avuto. Oppure un ministero ha il suo exploit, poi piano piano comincia a diminuire. Quante chiese sono state gloriose e oggi sono rimaste un piccolo pugno di fedeli? Non c'è più fervore, non c'è più doni, non ci sono più miracoli, ci si incontra e si ricordano i tempi in cui arrivavano, è vero o no, persone continuamente, in cui c'erano miracoli, c'era gioia, c'era dono. E oggi, e questa è l'esperienza della maggior parte delle chiese. Perché? Perché la legge è così. La legge ti fa portare frutto nella tua stagione. Finita la stagione. Amen?
Paolo dice così in 2 Corinzi capitolo 3, il ministero della morte o della condanna, la legge, è stato glorioso. Ma la luce sul volto di Mosè rappresenta la legge, siete d'accordo con me? Dice piano piano ha cominciato a diminuire. Quando è stato sul monte davanti al Signore il suo volto era luminoso. Poi però più i giorni passavano e più questa luce andava via. È così il ministero della legge. Ha una gloria, ma questa gloria poi piano piano svanisce. Perché? Perché il principio della legge è fondato sull'uomo. L'uomo deve obbedire, l'uomo deve fare, l'uomo deve meritare, l'uomo si deve santificare, l'uomo è fondato sull'uomo e le risorse dell'uomo sono limitate. Amen? Il fogliame non appassisce, ma non dice che le foglie hanno qualche virtù. Ok? Quindi chi vive nella legge ha un momento di frutto, lo vedete? Una volta porta frutto, ma Gesù cercava frutto sempre. Perché? Perché il Signore sta dicendo c'è qualcosa di meglio della legge. Tu puoi portare frutto ogni mese. Andiamo a vedere, questa è la... Torna indietro. Questa è la... Andiamo a vedere la grazia. Apocalisse c'è l'albero della vita. Apocalisse 22. Chi è l'albero della vita? Gesù, la grazia di Dio. In mezzo. La legge ti fa stare vicino alla vita. La grazia ti fa stare in mezzo alla vita. Alleluia! Ti fa stare inzuppato nella vita, in mezzo alla piazza della città e sulle due rive, non una, due rive del fiume, stava l'albero della... Esso dà 12 raccolti l'anno. Alleluia! Sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire? Che se tu cammini nella grazia di Dio, tu non avrai una chiesa che avrà il suo apice e poi rimarrà una brace tiepida. Tu avrai... lo spirito che continua grazia su grazia e andrà sempre a crescere. Il libro dei Proverbi dice così: la via del giusto, quanti sono giusti in Cristo qui? Alleluia! La via del giusto è come il sole che spunta il mattino finché sia pieno mezzogiorno. Vuol dire sempre di più. La legge fa così. La grazia fa così, sempre di più. Finché tu stai nella grazia, ogni mese, ogni giorno, ogni esperienza, il favore di Dio continua a farti portare frutto. Ecco perché Gesù non era soddisfatto che quel fico portasse un frutto l'anno. E seccandolo ha detto... il principio della legge ha fatto la sua storia. Adesso sia seccato e sia il tempo non più del fico, ma dell'albero della vita, di me stesso. E in me, per la mia grazia, voi porterete frutto. La Bibbia dice, porteranno frutto ancora nella vecchiaia. Vi ricordate Isaia? Perché porteranno frutto ancora nella vecchiaia? Perché l'albero della vita, Cristo, la grazia di Dio, dà frutto continuamente. Fonda il tuo gruppo, la tua chiesa, sulla pura grazia di Dio e lo Spirito che la terrà sempre viva ogni mese. Amen. Per Gesù è un po' moscio. Facciamo un altro passo. Per la legge le foglie non appassivano. Volete vedere quanto la grazia è molto di più? Torna indietro. Porta il suo frutto ogni... Quello voleva Gesù dal fico. Tu devi portare frutto ogni mese. Come? Vivi nella grazia di Dio automaticamente. Non finirà mai. Amen. E le foglie dell'albero non dice che non appassiscono. Molto di più. Sono per la guarigione. Un conto è non appassire, un conto è essere guarigione per le nazioni. Alleluia. Quando Gesù è al centro, in mezzo, tu porti frutto continuamente e la guarigione è la tua eredità. Amen. Ecco perché il diavolo è così arrabbiato contro la predicazione del Vangelo della grazia di Dio, capite? Non è che sia difficile. Chi predica il vero Vangelo demolisce le opere che Satana ha innalzato per secoli e secoli e secoli usando la religione e la legge per l'uso
per cui non deve essere fatta la legge. Ed è l'errore che facevano i Galati. Andiamo a trovare i Galati. Chi vuole venire a trovare i Galati con zio Walter? Torna all'inizio, scusate. Guardate, ma ora che avete conosciuto Dio, e poi Paolo dice, o piuttosto che siete stati conosciuti da Lui, io ho conosciuto il Signore, figurati, Lui ha conosciuto te. Io ho trovato il Signore, dicevo ai fratelli di Campobasso, quindi il perduto era Lui. No, Lui ha trovato me. Amen. E alla fine, di merito, cosa rimane? Non siete voi che avete scelto me, io ho scelto voi, non voi. Dicevo ai fratelli di Campobasso, ti immagini la pecora trovata nelle spine di Luca 15, che va dalle pecorelle a dire, sai, ero nelle spine e ho trovato il pastore. No, ringrazia il Signore ogni giorno che Lui ha trovato te. Amen. Lui è speciale nel cercare, infallibile nel trovare. O piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo? A che cosa? Al vecchio. E questo era il peccato di Dio. Ai deboli, attenzione, perché iniziamo a parlare di guarigione, siete pronti? Ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo. Cosa sono questi deboli e poveri elementi? Qui la traduzione, scusate, per l'ennesima volta è piuttosto carente. Allora, partiamo da qui. Elementi, è questa parola qui, stoicheia, che non andrebbe tradotto elementi. Stoicheion, to stoicheion, nel greco, sapete cos'è? È l'ordine che un generale dà ai soldati. E è così che molti figli di Dio vogliono vivere. Noi siamo soldati. No, amico mio, noi siamo figli. Se tu vuoi vivere come soldato, è perché vai alla guerra. Mentre invece la guerra è finita e Gesù l'ha già vinta. Noi siamo figli, e non solo, figli amati, cercati, voluti, salvati. Quindi ascoltate, un generale che dà gli ordini ai soldati. Non dovete andare con le donne, non dovete, no, cosa vi ricorda? Non dovete, non dovete, non dovete. I tasto Ikea sono i comandi della legge. Perché volete tornare ai comandamenti? Ma allora noi non dobbiamo rispettare i comandamenti? No, perché la grazia di Dio ti dà molto di più che rispettare i comandamenti. Perché il comandamento ti dice non rubare, ma non basta, amico mio, non rubare. Quello è il fico. La grazia ti insegna a essere generoso. Infatti, quando Zaccheo incontra la grazia di Dio Gesù, non è che solo smette di rubare, restituisce. Capito? Invece molti dicono, io non rubo, e Gesù ti dice, nessuno mangia mai più frutto da te. No, la grazia di Dio ti insegna a essere generoso, la grazia di Dio ti insegna a servire gli altri, la grazia di Dio ti insegna a spendere la tua vita, a dare agli altri, non solo a non rubare, ma a dare. Non solo a non insultare, ma a esortare. Amen? Attenzione, deboli e poveri. Vi ho messo il testo originale greco sotto, adesso lo traduciamo e vedrete che cambia tutto. E vi ho messo solo questa parte. Come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi? Come rende la legge? E la grazia rende figli. Pos epistrefete, palin epitaste, necai tocasto Ikea. Professoressa, l'ho detto bene. Pos vuol dire, pos non vuol dire struscia dalla decima, pos vuol dire perché. Epistrefete, tornate indietro. Di nuovo, palin, verso i comandamenti. Attenzione, qui dice deboli e poveri, ma astenè kai tokano vuol dire deboli e poveri. Astenè, la parola da cui viene astenia, mia astenia. Sapete dove si trova? Vuol dire debolezza principalmente, ma sapete dove si trova nel Vangelo?
La parola astenè. Quando Gesù guarisce i malati, la parola è astenè. Andrebbe tradotta i malati e ptoka non vuol dire poveri, ptoka vuol dire mendicanti. La legge rende malati e mendicanti. Chi vive per legge mendica da Dio. Signore, io faccio questo, ho fatto questo. Vi ricordate? Io da una vita ti servo e tu non mi hai mai dato un capretto. Ecco il mendicante. Perché non gliel'ha dato? Perché non me l'hai chiesto. Perché prega solo chi vive nella grazia. Amen. La legge rende deboli. Perché? Perché la forza del peccato, amici miei, non è la grazia. La forza del peccato è la legge. E mendicanti, aspetti una briciola. Adesso parliamo di questo. Siete pronti a vedere la differenza fra briciola e grazia di Dio? Vai avanti. Salta, andiamo al cuore. E andremo nel capitolo 5 del Vangelo di Luca. È un anno che il Signore mi tormenta col capitolo 5 del Vangelo di Luca. Io lo medito, non mi dice niente, chiudo, dico, Signore, non mi hai detto nulla. L'ho scritto anche su Facebook. A un certo punto ho detto, Signore, basta con Luca 5, perché mi continuavo a portare a Luca 5. Io continuavo a dire, Signore, aprimelo. E più lo meditavo, e più, sì, leggevo la lettera. L'altro giorno, boom, si è aperto. Siete pronti? Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti, attenzione qui, dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti, ripetete come da tutti, non da qualcuno. Tutti vuol dire tutti, cioè tutti, è come dire oggi, tutti i pastori, tutti gli apostoli di tutte le città d'Italia vanno a sentire un predicatore. Ci sarà un motivo se da tutti i villaggi arrivano? Venuti da tutti i villaggi della Galilea, Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Questo ne parliamo dopo. Perché erano venuti da tutti i villaggi? Perché quel giorno non erano venuti come sempre alcuni farisei, alcuni dottori della legge a dire, ovviamente per cercare di coglierlo in fallo. Perché erano venuti da tutti i villaggi? Perché prima era accaduto qualcosa di sensazionale, ed è questo. Vai. Cinque versi prima, guardate cosa era accaduto. Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò. Avrebbe potuto guarirlo con la parola. La Bibbia dice con la parola guarì i malati, cacciò gli spiriti, vi ricordate? Il rabbi non si poteva toccare il lebbroso perché per la legge ti contaminavi. Perché Gesù l'ha volutamente fatto? Per insegnarci che nella legge il santo è contaminato dall'impuro. E questa è la mentalità della Chiesa. Io non ascolto musica del mondo perché altrimenti mi contamino. Io non parlo con persone del mondo perché altrimenti mi contamino. Io non vado nei posti del mondo, però Gesù ci andava. Perché altrimenti mi contamino. Questo fa capire che tu sei nella legge. Nella grazia, guardate la differenza tra frutto una volta l'anno e frutto sempre. Nella grazia non solo il santo non è contaminato dall'impuro, ma è l'impuro che viene guarito dalla grazia. E quando tu hai questa rivelazione, il Signore ti dice vai nel mondo e contagia il mondo con la grazia. Per quello Gesù lo tocca, non solo Gesù non prende la lebbra, ma il lebbroso viene guarito. È molto di più la grazia della legge, quanto di più, smisuratamente di più. Lo voglio, sì, purificato. E subito la lebbra sparì da lui. Dov'è la cosa eclatante? La cosa eclatante è questa. In tutti i 1520 anni della legge, avete idea di quanti sono? Mai un lebbroso ebreo era stato guarito dalla lebbra. C'erano state solo due guarigioni dalla lebbra
Naaman il Siro, ve lo ricordate? Ma Naaman non era ebreo. Era siriano. Mi state seguendo? Quindi era un gentile. Ma nessun ebreo era mai... Gesù lo dice quando predica a Nazareth. Al tempo di Eliseo, vi ricordate, c'erano molte vedove, ma nessuna vedova ebrea. Fu mandato un profeta, ma una vedova di Sidone. Sidone è la città di Jezabel. Voleva dire questo. I pagani hanno ricevuto più grazia di voi della legge. C'erano molti lebbrosi in Israele, ma nessuno è stato purificato, se non Naaman il Siro. Cioè i gentili ricevono la grazia più di voi. Nel mondo oggi le persone fuori ricevono più facilmente Gesù di coloro che da 30 anni leggono la Bibbia. È così o no? E quelli che l'ascoltavano si arrabbiarono talmente tanto che volevano buttarlo giù dalla rupe. Volevano onorare la legge e nel nome della legge uccidere l'autore della legge. Vedete quanto è diabolica la religione? E quindi, siccome è la prima volta che un ebreo viene purificato, arrivano. Ma guardate perché arrivano, siete pronti? Verso 14. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto. E ciò serva loro di quale testimonianza? Chi avesse guarito un ebreo dalla lebbra era il Messia. Wow! Solo il Messia poteva purificare completamente un lebbroso. La notizia è talmente grossa che tutti dicono andiamo a vedere il Messia. Wow! E attenzione perché adesso arriva il piatto forte. Siete pronti? Torniamo al verso 17. Ecco perché erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e della Gerusalemme. Ora attenzione, la potenza del Signore era con lui, con Gesù, per compiere guarigioni. Mentre lo stavo leggendo, la dolce voce dello Spirito Santo mi ha detto leggilo nel testo originale. E non l'avevo mai letto nel greco. Allora sono andato in greco. La potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Stiamo parlando di guarigione. Amen? E questo è il testo in greco ispirato a Luca. Kai dunamis kyriou en eisto yastai auton. Guardate questa parolina qui. Ripetete come auton. Qui non c'è. Vero Patrizia? Non è stata tradotta. Perché? Andatela a chiedere a quelli della Società Biblica di Ginevra. Ma se andate sulla Bibbia inglese, c'è. To heal them. Qual è la differenza? La traduzione letterale è e la potenza del Signore era con lui per guarire loro. Non per compiere guarigioni. Generico. Per guarire tutti quelli che erano lì. Non è uguale. Un conto è dire per compiere in genere guarigioni. E un conto è per guarirlo. Per guarire lui, colui che era seduto lì davanti. Bene. Voglio dirvi qualcosa. Mentre leggevo questo, ho continuato a leggere. E se voi lo leggete, vado a chiudere perché voglio passare un tempo di ministrazione. Se voi continuate a leggere il capitolo per conto vostro, scoprirete che una sola persona viene guarita. La potenza del Signore era lì per guarirli. E se guardate, quante volte è scritto e li guarì tutti? E li guarì tutti, vi ricordate? Beh, se la potenza del Signore era lì per guarire il popolo, ci aspetteremo che tutti, uno solo viene guarito. E sapete chi è? È quello che viene calato dal il paralitico. Uno solo. Perché uno solo? Se la potenza del Signore era lì per guarire loro, perché uno solo è stato guarito? Siete pronti? Ve lo spiego con una metafora e ve lo ricorderete per sempre.
La terra riceve la vita, la luce dal sole. Se non ci fosse il sole, non ci sarebbe vita. Siete d'accordo? Ma la terra ha bisogno di un miliardesimo della luce del sole. La maggior parte della luce del sole viene dispersa nello spazio. Illumina pianeti su cui non c'è vita. Il Signore avrebbe potuto fare un sole molto più piccolo, che bastava illuminare la Terra. Invece ha fatto un sole che basta a miliardi di volte quello che serve alla Terra. Così che la Terra riceve giovamento soltanto di una miliardesima parte di tutta l'irradiazione solare. Mi state seguendo? La stessa cosa è con la guarigione. Il sacrificio di Cristo è come il sole, ma soltanto pochi ne traggono vantaggio. Perché? A motivo di pensieri sbagliati, a motivo di dottrine sbagliate, a motivo di fortezze nella mente. Forse non ho abbastanza fede, forse non ho pregato nel modo giusto. A volte mi scrivono dei fratelli che soffrono davvero e mi dicono: ci ho provato io, ma non ci sono riuscito. E quello è il sintomo che sei nelle opere. E così quel giorno c'era il sole, ma potete vederlo nella Bibbia, perché ho usato questa metafora, Malachia 4.2. Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole e la guarigione. La Bibbia associa la guarigione al sole perché, così come il sole emana abbastanza luce per dare vita a milioni di pianeti, ce n'è solo uno che ne trae giovamento. Come quel giorno la potenza di Dio era lì per guarirli tutti, ma solo uno ha ricevuto. Perché? Perché quello non si è nemmeno preoccupato di quello che doveva fare, è stata la fede dei suoi amici. Non devi aggiungere, devi togliere. Amen. Non devi cercare di prendere la guarigione. Devi capire che il potere che viene dalla croce è talmente grande che basterebbe a guarire miliardi di volte gli abitanti della terra, così come la luce del sole illumina e la maggior parte va sprecata. Noi invece vediamo delle gocce venire da Gesù. È il modo in cui lo vedi che deve cambiare. Vi ricordate quella donna sirofenicia che disse: i cagnolini si cibano delle briciole? Questa è la mentalità della Chiesa. Vede qualche raggio uscire dal Calvario. No, no. Cristo, quando ha dato la sua vita per la guarigione, è come il sole. Emana talmente tanto potere di guarigione che potrebbe guarire milioni di volte gli abitanti della terra. Amen? Ma uno solo ha ricevuto. E perché ha ricevuto? Perché Gesù ha detto a quell'uomo: non tu sei guarito, ha detto i tuoi peccati sono perdonati. E non è questo che viene insegnato nella Chiesa. Nella Chiesa viene insegnato che tu ti ravvedi tutti i giorni e un pochino alla volta lui perdona i tuoi peccati. No, perché quell'uomo non si era ravveduto, stava soltanto cercando di non cadere sotto, da altrimenti oltre che paralitico rimaneva anche. E Gesù non è che gli ha detto: sei abbastanza ravveduto, hai pregato, ti sei messo a posto con Dio. Avete mai sentito? Prima di andare dal Signore mettiti a posto con Dio. Che vuol dire? Prima di andare dal medico guarisci. Prima di andare dall'avvocato vinci la causa. Poi sarai degno di andare dall'avvocato. Ora mica di andare dall'avvocato come imputato. Non è così? No, lui è il medico. Vai da lui così come sei. Ma qual è la chiave per ricevere? Leggete con me. Il sole della giustizia.
Pietro dice così nella sua lettera: egli ha portato i nostri peccati sul legno della croce affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E dopo, per le sue piaghe, siamo stati guariti. Ma prima cosa c'è? Vivessimo per la giustizia. Non per le nostre opere, ma per la perfetta giustizia di Cristo che viene dal suo sacrificio. Signore, voglio smettere di cercare di conquistare ciò che è già mio come figlio. E soprattutto voglio credere che i miei peccati sono stati completamente cancellati. Il Salmo dice: egli perdona quanti? Quanti? E poi dopo guarisce tutti. Quanto è la tua fede nel totale perdono dei tuoi peccati, tanto sarà la guarigione che tu riceverai da questo solo. E se i tuoi peccati sono perdonati, non ti resta da fare altro che ringraziare il Signore. Nello stesso modo in cui hai perdonato i miei peccati, tu guarisci le mie malattie. Ma io ancora non ho ricevuto, bravo, ancora. Nemmeno le mura di Gerico sono cadute al primo giro. Nemmeno Naaman è guarito al primo bagno. Nemmeno quando il servo di Elia è andato a vedere all'orizzonte è piovuto subito. Quando il diavolo ti dice: ma non sei ancora guarito, tu devi dirgli: bravo, ancora. Ma Dio, ve lo ricordate quell'insegnamento? Ma Dio, io so che il mio Redentore è vivo e che sta per alzarsi sulla mia polvere. Amen. Il sole e la guarigione. Voglio lasciarvi questa immagine, ora ministriamo. Il sole e la guarigione. Vai a vedere su Google la reale dimensione e proporzione tra il sole e la terra. Vedi, il sole così e la terra è una capocchia. C'era bisogno di farlo così grande per illuminare la terra? E il Signore dice: sì, perché io sono un Dio di abbondanza. Ascoltate, il lavoro del diavolo è uno solo: farti vedere un Dio ristretto. È solo quello che vuole. E se tu, alla luce di questo insegnamento, pensi come hai visto la guarigione fino ad oggi, tu vedrai il sole piccolo in quel modo e tu grande come il sole. Cioè, la grazia di Dio piccola è il tuo bisogno enorme. No. Talmente grande è quello che ha fatto Cristo, che quello che esce dal suo sacrificio, paragonabile, è un sole gigantesco e tu hai bisogno solo di una scintilla. Il resto va disperso. Eppure il sole lo produce lo stesso. Molte persone non crederanno mai in Cristo, ma il suo sacrificio è stato sovrabbondante, anche se la maggior parte andrà sprecato, perché molti non lo riceveranno mai. È un Dio restrittivo o è un Dio iper, ultra, mega generoso? E devi cominciare, vedi, la Bibbia ti dà delle immagini. La Bibbia non parla mai per concetti, la Bibbia parla per immagini. Devi vedere il sacrificio di Cristo, da cui scaturisce la guarigione, questo mega sole, e miliardi di persone, per guarire tutti sarebbe bastato un miliardesimo di quel sacrificio. Gesù ha dato il sacrificio intero, così come il sole ogni giorno brucia miliardi di tonnellate di combustibile e la maggior parte va sprecata nell'universo. Non importa, Dio esagera sempre. Oh, più forte per lui, più forte per lui. Che bello. Lui voleva guarire tutti quel giorno. Ma c'era quello che diceva: ma io non sono andato in sinagoga sabato scorso. Ma io ho litigato con mia moglie, ma io ce l'ho con il rabbino, ma io non me lo merito. E che cosa accade? Che il sole c'è ancora, ma ci sono le nuvole. Amen. Non devi andare dal Signore: ma io l'ho pregato di guarirmi. Ma non lo devi nemmeno pregare di guarirti, perché lui l'ha già fatto 2000 anni fa. Devi solo togliere tutto quello che non ti fa vedere questa meraviglia immensa. Quello che vedi è quello che ricevi. Ricordati questo: quello che vedi è quello che ricevi. Posso dirvi qualcosa? Chi è il nostro papà nella fede? Abramo.
Vi ricordate quando Abramo e Lot si separano? Chi sceglie il posto migliore? E chi glielo dice? Abramo. Perché? Perché Abramo aveva capito che la grazia di Dio è talmente grande che non importa avere il posto migliore. Anche nel posto peggiore, la grazia di Dio ti darà sempre meglio di chi non ce l'ha. Sceglielo. Posso raccontarvi una storia breve, ma sono a volte le piccole cose. Sapete che io amo pescare? Una volta ero andato con due fratelli della mia comunità a pescare. Era un periodo dove avevo preso tanto pesce. Arriviamo, io prendo un posto e sento uno dei due fratelli che dice vedi, lui prende sempre il posto migliore. Non toccare mai un pescatore sull'orgoglio. Ma dico, guarda, no, ve lo lascio. Io mi metto, guarda, laggiù. Prendo le mie cannette, vado più lontano tu vai dal punto buono, più, meno umanamente. Metto questa canna, dopo 5 minuti in terra c'era una spigola di 5 kg e mezzo. Viene questo e mi dice, ma com'è possibile che mangino sempre sul tuo? Si chiama favore, fratello. Ascoltate. La nostra vita dipende dal favore di Dio, non dalle nostre capacità. Amen. Dipende dal favore di Dio. Non so se ho finito, vai avanti. Vedete? Verso 20. Egli, veduta la loro fede, disse a uno. Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. E mentre tutti dicevano, e chi è questo predicatore dell'ipergrazia, che può anche dire che il peccato... Vedete le fortezze? E lui ha detto, beh, se lo dici tu, ok? Ok? La fede non è... No, ci hanno insegnato questo, la fede è... Adesso devi credere... No, la fede è... E se tu lo dici, va bene. Amen. Anzi, grazie. E poiché sappiate che il figlio dell'uomo ha l'autorità sulla terra di perdonare i peccati, una volta per sempre, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio, non venire dietro a me. Vai a casa tua. E noi abbiamo sovvertito tutto quello che Gesù ha insegnato. Ascoltate, l'abbiamo rovesciato tutto. Adesso, fratello, però devi seguire Gesù, perché se non segui Gesù, perdi la guarigione, l'avete mai sentito? Trovate nel Vangelo un solo guarito a cui Gesù ha detto seguimi, mai. A tutte le persone che ha guarito, a Bartimeo ha detto vai, a questo ha detto vai a casa tua, a quello della piscina di Betesda vai a casa tua, al gadareno che lo voleva seguire vai a raccontare. Perché? Perché voleva insegnare che la grazia non si perde perché è grazia, che la salvezza non si perde perché è grazia, che la guarigione no. Ma se tu credi che la perdi e ti è fatto secondo la tua fede. Perché Gesù ha detto seguimi, ma non a persone che ha guarito. A nessuno, in quattro Vangeli, provate a cercarlo, a nessuno di quelli che ha guarito ha detto seguimi. Noi cosa diciamo se ora però devi seguire Gesù? No, sapete perché? Lo dicevo ai fratelli stamattina, perché Gesù non compra i cuori, Gesù li vince. L'uomo compra i cuori. Adesso però devi stare in questa chiesa, perché se tu vai in un'altra, perdi la guarigione. Perdi la benedizione. No! Gesù non l'ha guarito per fare un proselito. Gesù l'ha guarito perché l'ho amato da dare la sua vita per lui. Anche a costo che costui non lo seguisse mai. Si chiama grazia. Non è umanamente concepibile. Amici miei, non puoi capirlo Dio. Non lo puoi capire perché è troppo diverso da noi. Noi quando diamo qualcosa a qualcuno, quello si deve sentire in debito con noi. Ma Dio no. Vai, io ti ho guarito. Perché? Perché ti amo. E perché sei morto per me? Perché ti amo. E io cosa devo fare? Niente. E davanti a questa grazia, tu non potrai non seguirlo. Amen.
L'amore gratuito è una calamita, amici miei. Ama le persone gratuitamente, le persone ti cercheranno. Amen. Questo è il sole di giustizia, non il raggio di giustizia, è il sole. Dalla croce, e adesso iniziamo a ministrare, esce tanta guarigione che basta a guarire miliardi di volte le persone che abitano su questo pianeta. Così come il sole emette una quantità eccessiva. La terra ne prende solo una piccola parte, così fanno i figli di Dio. Approfittano solo di una piccola parte, di tutto quello. Perché? Perché devi rinnovare la mente, devi credere davvero che il Signore vuole benedirti di più, di più, di più, di più, di più. A colui che può fare, ripetetelo con me, smisura, ecco il sole, si apre la Bibbia, gli si sta aprendo, a colui che può fare smisuratamente di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. A Lui, non a noi, a Lui sia la gloria. Ma il diavolo farà di tutto per farti vedere invece il sole piccolo come la terra e il tuo bisogno grande come il sole. Ci alziamo in piedi. Quant'è meravigliosa la grazia di Dio. Quant'è meravigliosa. Vedi, se tu, Malachia 4, lo vedi chiaro, non hai bisogno di dire, pastore, toccami qui, e poi qui, e poi qui, e poi qui. No, puoi stare laggiù. No, non come un chicco sulla finestra, però puoi stare in fondo, rilassarti e dire, posso ricevere da qui. Amici miei, le persone che ricevono di più da questo ministero sono quelle che manco muovono la macchina. Se ne stanno a casa. Cioè, io prendo la macchina e faccio 14.700 km alla volta. E poi mandano la testimonianza, hai dato la parola di guarigione e sono guarita, alleluia sorella. È così la grazia di Dio. Allora non verremo più. No, dovete venire, amico. Capite cosa vuole insegnare il Signore? Che non è per quello che fai, è per quanto è grande il sacrificio del Calvario. Il sacrificio del Calvario è un sole enorme. E il nostro bisogno ha bisogno solo di una scintilla, ma Lui la dà tutta. Puoi immaginare? Puoi immaginare? Qual è stato l'unico rimprovero che Gesù ha fatto alle persone? Uomini? Ah, questo lo sapete. Che cosa vuol dire uomini di poca fede? A cosa serve la fede? Ah? E quindi cosa vuol dire? Siete disposti a ricevere così poco da me? Io sono pronto a darvi così tanto e voi siete disposti a ricevere così poco, perché dovete farcela da soli. Amen, amen. Alleluia. Provo ad andare avanti, ma credo di aver finito. Scusa Marco, perdono. Non voglio tenere niente che non vi ho dato. Amen. Prendiamoci per mano. Grazie Signore. Sapete quante meraviglie stanno per accadere in questi pochi minuti? E non è perché preghi nel modo giusto, perché scegli le parole giuste, perché sei nel posto giusto, perché c'è una congiunzione astrale quel giorno. No. No. È perché il Signore sta cercando in tutti i modi di convincerci quanto tanto vuole darci. La Bibbia parla di e io vi darò tanta benedizione che non saprete dove metterla. Ve lo ricordate? Dice queste cose la Bibbia. Ma tu hai idea di cosa vuol dire? E se il Signore lo dice, Lui lo fa. Quello che non ti sto dicendo nulla che io non ho provato nella mia vita.
quando tu non sai dove mettere la grazia di Dio, non sto parlando solo di soldi, non sto parlando di soldi, sto parlando di tutto, che non sai nemmeno dove mettere, avere una chiesa e avere il problema di dove mettere le persone, fare un incontro e avere il problema di... Ma voi credete che dipenda da me? Sinceramente, no. No. È la grazia di Dio. Quanti mesi di frutto? 12. E le foglie per la guarigione. Frutto ogni giorno. Prima di ministrare per la guarigione vorrei pregare così con voi. Chiudi gli occhi e ripeti con me. Voglio vivere davvero nella grazia. Dì al Signore, rivelami la grazia. Rivelami la grazia che è in tuo figlio. Alleluia. Non voglio una vita in cui c'è un momento in cui si vede la tua gloria. Voglio vivere una vita nella tua gloria. Voglio che la mia vita sia un frutto, sia benedizione ogni giorno. Tutto quello che tu tocchi prospera. Questa è la grazia di Dio. Vi ricordate Giuseppe? Tutto quello che toccava proprio, non perché era capace, non perché era capace, perché il favore di Dio era su di lui. E lo sapete quando scende il favore? La Bibbia dice che dopo che fu comprato da Potifar, riscattato, e il verbo è Cana, come Cana, primo miracolo di Gesù, la Bibbia dice il Signore fu con lui e tutto quello che toccava prosperava. Perché lo dice dopo che fu comprato? Perché il favore sulla tua vita non è perché sei speciale, ma perché Gesù ti ha comprato col suo sangue. E non ti ha comprato per farti sopravvivere. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in... Ecco il sole, in... Il testo greco originale dice in effervescenza, cioè... traboccante. Gesù ha detto fiumi d'acqua viva, fiumi, non gocce, fiumi d'acqua viva. Una vita abbondante, l'abbondanza della grazia, non è una dottrina, è la parola di Dio. Alleluia, Gesù è così tanto, no, Gesù è molto di più. Devi cominciare a vivere il tuo bisogno piccolo in confronto a quanto è grande la provvigione del Calvario. Amen. In ogni vostro bisogno il Signore è più che in grado di supplire. Finché tu continui a vivere per grazia, Signore, non è per i miei meriti, è per il tuo favore, non è per i miei meriti, è per il tuo sacrificio, è per la tua grazia, è per la tua grazia. Lui continua a donare, a donare, a donare. Alleluia. L'olio, vi ricordate della vedova di Eliseo? Non finì quando Dio lo decise, lo finì quando non c'era più, non c'erano più vasi che ne prendevano, ce ne fossero stati, Eliseo aveva detto non prenderne pochi. Oggi non prendere poco da Gesù, amen, non prendere poco, prendi tutto quello che Lui ha per te. Ma non è meraviglioso il Signore? Ma non è glorioso il Signore? Adesso ci riposiamo e cominciamo a ricevere, amen, chiudiamo i nostri occhi. E chi è battezzato nello Spirito, altrimenti chi non lo è, si goda solo la presenza del Signore, tenendo gli occhi chiusi. Cominciamo per qualche minuto a pregare nello Spirito. Holy Assetorioto, Shekeli Vessamota la Venaia Toria Vadessa, Neshta la Yagola Sedia Baratore. Tieni gli occhi chiusi e visualizza questo sole enorme e la terra così piccola che sei tu. Chioscia loga d'aria manantoria, Sani antili danti veri cantiba, adolta aiuta saia gerebeshutan, senai antola gora mananchia, fluisci nel riposo, prega liberamente in altre lingue. Ayader, pensa, nella preghiera il Signore ti fornisce anche le parole. Questa è grazia, te ne dà Lui le parole per pregare. Obeshadu ayat korta varasimba, nashtaya lobutoma sardi amene sakali. Tashto alicata tartelli e bene codi e sempre. Sciolia dalla sia la bacaldia balassuria.
Continuate a pregare in altre lingue e godete la presenza del Signore. Non state lavorando, il Signore vi sta idratando, il Signore vi sta refrigerando. Oh Tiaterio, tu salai. Adiri anteli di chi di assalai. Moshkalai akertolota yukabalassie. Continuate a pregare in altre lingue. Signore, grazie per i miracoli che stanno cominciando in questo luogo e a casa e che continueranno nelle registrazioni di YouTube. Tra 5 anni ci saranno ancora persone che guariranno guardando questa diretta. Alza le mani verso il sole di giustizia, prega nello spirito e ricevi. Alleluia. Oggi la presenza del Signore, la potenza del Signore è qui per guarirti, non per guarire, per guarirti. Suia Burshalia Pergoloma Santi. Il sole di giustizia sta illuminando con i raggi di guarigione la tua vita. Dal Calvario, dalla morte e dalla resurrezione del Figlio di Dio esce salvezza, perdono totale dei peccati, liberazioni, rotture di legami demoniaci, guarigioni e miracoli. Mai al cotaia mene sordia barasciai le godabala. Ah, in Italia tento coia monassi, l'ishtalaia gerebede soi. Io darò parole di conoscenza mentre continuiamo a pregare nello spirito. C'è qualcuno che viene guarito a un problema di legamenti, a un'infiammazione ai legamenti delle gambe, ai legamenti del ginocchio, dell'anca e della caviglia. Il Signore sta guarendo il dolore delle tue gambe, i legamenti. Comincia a muoverti e continua a pregare nello spirito e a ricevere. Artiare vessol chi attacca manitaia, mishtalaia guida sei. Legami di artrosi vengono guariti. Alleluia. Problemi di artrosi nelle mani, in un gomito, vengono sanati in questo momento. L'artrosi sta lasciando il tuo corpo. Ador tu alla balassidi e yoka da bassei. E qualcuno viene guarito a un problema nello stomaco, a un principio di ulcera nello stomaco, con reflusso di gas. Hai come delle eruttazioni di gas, bruciori e dolori nel tuo stomaco. Il Signore sta guarendo alla radice, sei tu. Alleluia. Alziamo le nostre mani, il Signore sta guarendo in questo momento. Sii sanata nel nome di Gesù. Completamente e per tutto il resto della tua vita. Amen. Yolta yushalagina ventoa remenessa. Sai al beishati alabakai ner qualiakai. Alziamo le mani. Ho ricevuto una parola meravigliosa, che è una parola di guarigione per persone che non sono qui, ma che sono nelle tue preghiere e nel tuo cuore. E ci sono persone che torneranno a casa e troveranno persone guarite. Troveranno perché? Perché il Signore fa di più, di più, di più, di più. E tu chiederai, come disse, vi ricordate, quel funzionario in Giovanni capitolo 2, chiese a che ora aveva cominciato a stare meglio. E la risposta di suo figlio fu, era l'ora in cui Gesù gli aveva detto, vai. Lo Spirito Santo sta parlando ad alcuni di noi e sta dicendo, chiedi a quella persona quando ha cominciato a stare meglio e tu darai gloria a Gesù. Il Signore sta confermando non me ma il suo Vangelo. Alziamo le mani verso il sole della giustizia, preghiamo così, Signore grazie perché i miei peccati sono eternamente
definitivamente, completamente perdonati una volta e per sempre. Completamente. Gesù ha versato il suo sangue per cancellare i tuoi peccati e ti ha reso giusto. Ecco il sole di giustizia. E quando credi questo e dichiari i miei peccati sono perdonati, come quell'uomo, lui ti dice: bene, io sono lo stesso che guarisce anche tutte le tue malattie, tutte le tue infermità. Non lasciare spazio alla condanna, non tornare alle opere, quello che devo fare, quello che cerco di fare. No, lui l'ha già fatto. Lui l'ha già fatto e questa sera tu lo stai ricevendo. Grazie per quest'uomo che viene liberato da un problema di artrosi cervicale. Grazie per questo. E in questo momento che queste formazioni di artrosi si stanno sciogliendo, si stanno ritirando, è istantaneamente che vieni liberato. Ed è una persona che è qui. È un uomo che è qui e che viene completamente liberato da questo problema di artrosi cervicale. Alleluia. C'è una persona, credo sia un uomo, che viene liberato da un problema di ernia nel disco, tra le vertebre, nel disco tra le vertebre. Non so se è qui o è a casa che segue, ma il Signore ti sta liberando da questo dolore continuo che tu hai. E tu farai testimonianza di quanto è grande il sole di giustizia. Otia sciolia barantichi, sapenta ialo conta iota ramassai. Alleluia. Alza le mani, il Signore ti sta dicendo: continua a prendere olio. Non portare pochi vasi. Quando la grazia di Dio è manifesta, quando il potere, i doni dello Spirito sono operanti, non andare a dire: ma io non voglio approfittarmene. Quello che Gesù diceva era approfittate. L'uomo dice non approfittare, il Signore dice approfitta. Approfitta. Non dire mi basta un po' di pace. No, lui è morto non solo per tutta la tua pace, ma per tutta la tua guarigione. Onorare Gesù e dire: hai sofferto troppo per non ricevere. Caglia la massoa dall'altibe sciaco, dirte vede soli adoa calamassi. Grazie Signore. Grazie per una persona che viene liberata da un problema di asma a entrambi i polmoni. È una persona giovane. Mentre pregavo nello spirito, il Signore mi ha fatto vedere entrambi i suoi polmoni oppressi da questo problema di asma. E dovunque tu sei, io ti dico nel nome di Gesù, sii guarito ai tuoi polmoni, i tuoi bronchi tornino a dilatarsi e a far entrare ossigeno. Respira e manda il respiro fino in fondo nel nome di Gesù. Sii guarito, sii sanato. Alleluia. Kail teishada yalado artakite. Saldia nanakolia deresuri. Otia nononono coli benenene curia deresta. Tia liataria te. Grazie perché c'è una persona che soffre di una forma cronica di gengivite, con rischio di perdita di denti. Il Signore sta guarendo le mucose della tua bocca. Proprio in questo momento in cui io sto parlando, lui sta risanando i tessuti, le mucose della tua bocca, le tue gengive. Grazie per queste gengive che tornano, Signore, irrorate. Alleluia. Ricevi. Grazie, Signore. Grazie per delle forme di paralisi che vengono liberate, liberazioni da spiriti di paralisi. Parti del corpo che non si muovono più come si muovevano prima. Se tu hai un problema di una parte del corpo, le gambe, le braccia, le spalle, la spina dorsale, che non si muove più come si muoveva un tempo, di insieme a me, questa parola è per me. E lo ricevo nel nome di Gesù. Sii liberata da questa infermità.
Grazie, Signore. Shualia tatatartia la cabaias. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Ma non ho sentito una parola di conoscenza per il mio problema. Metti la tua mano sul tuo problema. Alleluia. Anch'io voglio ricevere dal Signore questa sera. Io soffro da quando sono piccolino di aritmie noiosissime al cuore. Questa sera la grazia di Dio è per me. Amen. Metti la tua mano di sole di giustizia, Gesù, qui. La sua gioia è dare, la sua gioia è donare, la sua gioia è salvare, la sua gioia è guarire, la sua gioia è consolare. Hai altia. Semplicemente di al Signore grazie. Grazie. È gratuito, questo vuol dire grazia, è gratuito. Non devi saper pregare, non devi farcela, non devi provarci. No, 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 no. Ti accorgerai che sei guarito e nemmeno ci pensavi più. Oh, Signore, mi sono accorto che qualche giorno che non ho più. Che meraviglia. Grazie, grazie, grazie. Ma vogliamo anche pregare gli uni per gli altri. Vi va prima di andar via? Se vuoi che preghiamo per te, vieni avanti.